La bellissima peculiarità di questa, di queste pagine contrapposte è che una parla dell'APE sociale per andare in pensione e l'altra parla dell'abolizione dei vitalizi, che è un bluff, perché infatti non c'era bisogno che ce lo spiegasse. Ma pensate, come funziona in Italia? Un deputato al 65esimo anno di età, se ha avuto una legislatura, prende 2486 euro al mese di vitalizio, con due legislature 4.009, con tre legislature 7.640 euro. Un parlamentare europeo parte da 1.327 e 5.6. Per una legislatura si intende quelli 4 anni, 6 mesi e un giorno. Qui poi arrivano i cittadini normali che a 67 anni, capito? Quindi praticamente 4 anni dopo un parlamentare europeo, 2 dopo un parlamentare italiano, per accedere a una pensione che, come voi tutti sapete, sono ridicole, per accedervi prima deve praticamente chiedere un prestito alle banche da restituire in 20 anni con un interesse che è calcolato intorno al 4,5%. Allora, la mia domanda è questa: ma la vergogna non ce l'hanno, perché se no starebbero zitti, se si vergognassero? Ma io voglio dire, devo sentire Renzi parlare di democrazia? Cioè, dobbiamo aiutare gli immigrati perché l'Italia è un paese democratico, e a me non sembra che l'Italia sia un paese democratico, perché se c'è una differenza di trattamento tra un pensionato che è costretto a prendere un prestito dalla banca per prendere due soldi di pensione. Già il mio nonno aveva ragione, perché si presentò a una pelletteria, gli disse: mi dà un portafoglio di pelle di fica? Gli ridà con me e disse: vorrà dire di foca? No, di fica, per metterci sto cazzo di pensione.